per importanza, ma per scaletta. Il comandante Nino Anastasio, vecchio nocchiero, ha pensato un progetto che va abbinato, se non ricordo male, praticamente in funzione in materia 2019, cioè dovrebbe appunto vedere la sua realizzazione in concomitanza con il clou dei festeggiamenti delle iniziative che riguardano Matera 2019, Matera capitale europea della cultura. Il progetto si chiama Sparta ed è ambizioso, cioè è quello di cercare di portare a Taranto velieri d'epoca, non solo italiani, cioè, ma da tutto il mondo. I dettagli, e anche a che punto è? I dettagli, insomma, adesso è veramente difficile riferire dei dettagli che diciamo del punto a cui siamo, ma comunque mi piace prima ricordare da cosa nasce questo discorso. Cioè io ero imbarcato su nave Vespucci e con nave Vespucci eravamo ad Amsterdam a festeggiare i 700 anni della città di Amsterdam e c'era tutto un dispiegare di vele colorate in una città che non ha mare, perché sono solo canali che si diciamo intersecano, e noi invece che avevamo e che abbiamo non uno ma due, c'è chi dice tre mari compreso il golfo, non abbiamo mai fatto niente di tutto questo, per cui questa idea mi è sempre rimasta in testa. L'anno scorso, quando c'è stato, cioè l'anno scorso, nel 2011 già, c'è stata l'idea delle capitali europee della cultura, noi con la nostra associazione abbiamo cercato di coinvolgere un po' tutte le istituzioni di Taranto e quindi ci siamo imbarcati nell'avventura della candidatura per far diventare Taranto la capitale europea della cultura. Non abbiamo avuto successo, però abbiamo avuto modo di conoscere le altre città che vi partecipavano e in particolare, dico io, la fortuna che a vincere fosse Matera e quindi avendo conosciuto gli attori principali di Matera e particolarmente il dottor Verri, Paolo Verri, con lui abbiamo stretto un rapporto diciamo di collaborazione. E quando Matera appunto è stata designata capitale europea della cultura, abbiamo detto molto banalmente, ma Matera non ha mare. E come fa a inserire nel suo programma qualcosa che riguardi il mare, che possa riguardare il mare? E subito abbiamo pensato alla possibilità di organizzare qualcosa, arrivandoci poi diciamo a step, però di organizzare qualcosa che potesse, insomma, in un certo qual modo valorizzare il nostro mare. E naturalmente abbiamo pensato alla possibile presenza di velieri storici. Noi abbiamo la fortuna, noi Marina Militare, abbiamo la fortuna di avere un veliero che da tutto il mondo ci è invidiato come l'Amerigo Vespucci, e ogni volta vi assicuro che ci confrontiamo con tutte le altre unità dello stesso tipo, perché anche le altre marine hanno altrettanti navi scuola, diciamo appunto come il Vespucci, però ci sono, credetemi, 5.000 persone a vedere il Vespucci in un'ora che cercano di vedere il Vespucci e 200 persone che cercano di vedere le altre navi. Quindi, però comunque sono anche velieri belli. Quindi abbiamo pensato a questa possibilità. Chiaramente questo non è un progetto, un'idea che la pensi e la realizzi, anche perché il movimento delle navi in ambito europeo non avviene da un giorno all'altro, ma c'è tutta un'organizzazione, lo STA in particolare, cioè Sail Training Association internazionale, che appunto muove tutte queste navi e fa sì che chiaramente
una nave non si debba spostare da un capo all'altro del mondo, ma che abbia spostamenti quanto più vicini possibili, continui. Per cui è necessario procedere alla prenotazione, insomma, per la presenza di queste navi qui a Taranto. Diceva Pierpaolo D'Auria che noi abbiamo chiamato questo progetto Starta, volendo rifarci un pochettino a Malta, perché riteniamo un esempio effettivamente di qualcosa che funziona, e chiaramente però riferendoci a attività di mare. Starta è un acronimo che sta per Sail Trust Association Reset Taranto, quindi volendo indicare con questo acronimo il fatto che noi crediamo nella possibilità che resettando Taranto, quindi dando a Taranto quello sbocco verso un'attività marinara, Taranto possa trovare il proprio sviluppo. Naturalmente queste cose non si fanno da soli, e abbiamo pensato subito, contrariamente devo dire con amarezza, a quello che succede a Taranto, dove quando c'è qualcuno che ha un'idea subito c'è un altro pronto a distruggerla. Ti prega, perché calma. Noi invece abbiamo cercato di coinvolgere altre associazioni. Qui Carmelo Fanizza ne è uno, e la sua associazione è stata coinvolta. C'era prima Patrizia Guastella, che adesso non vedo più, con Polisviluppo è stata coinvolta. Se dico Taranto è stata coinvolta, è stata coinvolta anche adesso, magari non li ricordo, l'associazione Terra è stata coinvolta, non, magari ne avrò dimenticato qualcuno. Quindi abbiamo coinvolto altri soggetti, in maniera che la sinergia di tutti potesse far sì che questo progetto potesse cominciare a prendere forma. Stasera io ho avuto in pratica una bella notizia, perché Lelio mio ha detto che lui è pronto per qualsiasi tema che possa riguardare il mare. Lui è pronto, però ne avevamo già parlato naturalmente. Sì, è un po' di teatro, è così. E quindi in un certo qual modo stiamo cercando di ottenere i giusti partner. Con l'avvocato Prete ne abbiamo parlato anche in sede di autorità portuale, appunto. Poi magari anche io mi immagino quella banchina torpediniere, no? Con quei bei contenitori, quegli ex magazzini di maritoni che possono diventare appunto incubatori culturali, dove dentro si può svolgere di tutto, dal punto di vista appunto di spettacoli e di attività di qualsiasi moschina. Quindi mi immagino io quella banchina torpediniere, perché i velieri devono essere ormeggiati, affiancati, perché deve essere possibile a tutta la cittadinanza salirci a bordo, visitarli, e mi immagino questa città strapiena di persone che vengono a vedere questi velieri, che vengono ad assistere a sfilate in costume, che vengono a vedere come si svolge l'attività in mare, perché vorremmo fare anche questo, che permettano con qualche unità navale che persone disabili possano uscire in mare, che si ricominci magari la lavorazione del visso, che è sparita praticamente ed è rimasta oggi solo su una unità che lavora in Sardegna, per la passione che ha, perché ci siamo anche sentiti per questo. Quindi che si riprendano tutte quelle attività che in un certo qual modo rientrano sul mare, che ci sia una presa di coscienza da parte dei giovani che bisogna avere una cultura del mare, visto che siamo sempre una città di mare. Se fossimo una città se fossimo Cortina d'Ampezzo, parleremmo d'altro,
E invece noi vogliamo parlare di mare proprio per questo. Io non posso non pensare che a Taranto non esiste un istituto nautico, non c'è la possibilità, a meno di qualche piccola diciamo, corso nell'ambito dell'istituto professionale di Stato, che ti dà solamente il patentino di padroncino e nient'altro, e qui se qualcuno insomma e non ti dà altro, cioè non è possibile che a Taranto, città di mare, perché Taranto è città di mare, non è solo città sul mare, è città di mare, non ci possa essere un corso di questo tipo. Ho letto ultimamente le cronache, si sta cercando di attivarlo, è vero, per carità, ben venga, sarò ben lieto se dovessi constatare che quello che io sto pensando adesso è superato, perché già è stato attivato il corso di nautica. Quindi cerchiamo di arrivare a questo. Però non vogliamo che sia un evento fine a se stesso, cioè si svolge l'evento, passato il periodo dell'evento, 4 giorni, 5 giorni, abbiamo finito, arrivederci, è finito. No, noi intanto al 2019 ci vogliamo arrivare col coinvolgimento delle altre città che nel frattempo, da qui al 2019, saranno capitali europee della cultura. E quindi che so, nel 2017 sarà Paphos di Cipro insieme a Raus Danimarca, e quindi cercheremo di coinvolgere tutti in modo da arrivarci appunto, come dicevo prima, step by step, e quindi diciamo riuscire a organizzare eventi collaterali che poi arrivano naturalmente alla presenza dei velieri nel 2019. Tutto questo chiaramente comporta la necessità di disporre di fondi, ma comporterebbe anche, per diciamo, esperienza vissuta con altre città, la presenza di circa 300.000 persone ogni evento, e io non dico che tutte 300.000 si fermeranno a dormire, assolutamente, anzi speriamo che non sia così, però che almeno 50.000 si potranno fermare a dormire, che fermarsi a dormire vuol dire che cenano, che pranzano, che consumano, che vanno in giro, e questa è economia. Basta, questo è.